siamo qui in centro storico per cercare di intercettare i riders e capire come stanno lavorando e anche come è cambiato il loro lavoro in questa fase di emergenza. Quali problemi stai riscontrando a lavorare per Deliveroo in questo momento? Allora, in questo momento lavorare per Deliveroo vuol dire lavorare per un'azienda che non è sul territorio e quindi non riesce ad essere in contatto con noi. Riceviamo delle email in cui ci viene garantito di rimborsi rispetto all'attrezzatura di sicurezza, però sta di fatto che noi in giro mascherine non ne troviamo, facciamo il possibile facciamo i salti mortali per raccaparrarci da soli tutti i dispositivi di cui abbiamo bisogno. In questo momento poi tantissimi di noi stanno denunciando una situazione che è insostenibile per quanto riguarda i pagamenti che sta avendo Deliveroo, ovvero senza comunicazioni, senza email, senza nemmeno minimamente essere presi in considerazione Deliveroo per affrontare la difficoltà economica causata dal virus, ha deciso di abbassare fortemente l'incentivo ordine minimo, per cui invece che 7,50 euro l'ora, lordi parliamo, e veniamo pagati da questo mese, fino a quando non cambieranno decisione, 6 euro l'ora. Questo va anche a influenzare quello che è il pagamento a consegna. Noi siamo lavoratori a cottimo, quindi guadagniamo in base a quante consegne facciamo e quanto sono distanti le consegne. Se una consegna prima ci veniva pagata 6-7 euro, adesso vedere 5 euro a consegna sta diventando un miraggio. Quindi stiamo lavorando di più, siamo meno in strada, quindi lavoriamo di più, facciamo distanze più lunghe e veniamo pagati molto di meno. Secondo te il lavoro del rider è capito? E se no, cosa non capiamo? Quali difficoltà non riusciamo a percepire vostre? Allora, innanzitutto non abbiamo chissà che diritti, e quindi è questo che la gente non capisce, che noi comunque ci mettiamo a lavorare con la pioggia, con la neve, e se ci succede qualcosa non abbiamo né ferie né malattia, non abbiamo nulla. Quindi metti caso succede qualcosa, noi non ricepiamo nessuno stipendio. Il tuo lavoro come è cambiato in questa fase? Hai riscontrato dei problemi? No, a parte alcuni clienti che, ripeto, non hanno molto rispetto, nel senso che molti magari consegni, ti sbattono la porta in faccia, alcuni neanche ti salutano e ti guardano in faccia. È un aspetto un po' particolare che non va mica tanto bene, secondo me. Il lavoro è triplicato, visto l'esigenza di restare a casa per le persone. Okay. Quante consegne fai al giorno? Nelle giornate buone si può arrivare a 10-11 consegne, in quelle medie 6-7 consegne a sera. In condizioni normali, magari d'inverno quando c'è freddo, cioè dove state? Avete un vostro posto? Qualcuno vi ha messo a disposizione uno spazio in città? Questo è il problema principale d'inverno, perché se non hai ordini purtroppo devi stare all'aperto, quindi se c'è una temperatura molto bassa congeli, quindi sperare che ti arrivino tanti ordini in modo da essere sempre in movimento. Intanto ci vuole molta, molta pazienza, perché molte volte incontriamo dei clienti che si arrabbiano facilmente con noi, anche se in realtà non è colpa nostra, perché i ristoranti magari fanno ritardo, ci mettono un po' di più a fare l'ordine. Ci sono quei clienti che, pur facendo ritardo, noi ci danno anche la mancia, anche visto che la mancia è la cosa più importante in questo lavoro per noi. E dipende dal cliente, dipende dal cliente. Cosa più difficile del tuo lavoro? Comunque le distanze delle consegne, penso, poi altre cose non ce ne sono, difficile. E come è cambiato il tuo lavoro in questa fase? Ti senti tranquillo a continuare a fare consegne a domicilio? Sì, se seguiamo i metodi giusti di sicurezza, è tranquillo, è fatto per bene. Però quello che la situazione che c'è al momento fuori non è molto tranquilla, con tutta questa gente fuori che gira anche senza mascherine e altro.